ragazzi, bentornati sul canale. Allora, in questo video vi porto, come promesso, in una giornata, in una lezione di addestramento per Paco, per il mio Siberian Husky. È un po' che ve l'avevo promesso, in molti me l'avevate chiesto quando avevo messo fuori il sondaggio nel video. Poi per mille impegni, mille cose, non siamo mai riusciti a fare delle riprese durante queste sessioni di allenamento. Sarà quindi questa lezione di socializzazione dove l'obiettivo è quello di andare a richiamare l'attenzione del cane mentre ci sono distrazioni forti per un cucciolo. Marcia tutti, una alla volta. Seduto. Ok. Devi guardare. Mario. Fregata. Si prova se invece. Paco, vieni. Dai. Vieni. Seduto. Seduto. Aiutalo con i bocconi. Lo facciamo. Ehi. Lo fai tenendolo in piedi, ma lui deve arrivare, che praticamente tu apri la porta così. Come se tu fossi un cane lì. Sì, sì, come. Io apro, tu sei lì, non mi devi spingere, ma devi sentire che lui è lì fermo, tranquillo. Quando ti guarda, gli dice andiamo. Più lui cerca di uscire, meno esce. Però mi deve guardare, e poi lì. Quindi ci andiamo. Vieni. Sì. Deve sedersi? No, deve guardarmi e gli dico andiamo. Ok. Però lui è talmente attirato dagli altri cani che a me non mi guarda. Vabbè, cerca di attirare. Deve avere la mia approvazione per andare. Cerca di attirare la sua attenzione. Ok. Andiamo? Vieni, capo. Vedi, neanche mi guarda così. E non deve piangere. Andiamo? Bravo. Bravo, sì. Ti ho guardato? Lo rifacciamo uguale, proviamo a fare. Allora, tu fai seduto normale, eccetera. Sì. Con gli altri proviamo a fare un terra in movimento. Ecco, la maglia fai seduto, poi la mandi a terra. Fate. Sara, cos'è quella cosa? Prendi a piedi. Fateli alzare e riprovate. Provateci un po' di volte. Abbassate la mano. Potete fare così per chi non riesce a farlo direttamente. Quando il cane è seduto, vi mettete di fronte, boccone in mano, dal naso del cane porto la mano in avanti, il cane da seduto si mette in piedi e iniziate a premiarlo così. Siete riusciti voi due? Allora, facciamo così, aspetta, allineatevi però con un senso. Ovviamente se vi viene potete allungare un po' di più il tempo, provare il resto, spostarvi un po' indietro, tornare a premiare il cane. A chi viene, a chi non viene, che lo lavori da di fronte bene, che il cane rimane in piedi. Capo? Andiamo? Dai, pronti? Ciao! Vieni? No? Vieni, capo, dai? Sì? Seduto? Seduto? Ehi, tu seduto? Sì, bravo Ulisse, Ulisse. Resta? Resta. Resta. Bravo, resta. 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 Fammi vedere uno, Mario. Andiamo. Organizzatevi bene. È una lezione di organizzazione, di piano organizzativo. Voglio vedere come vi organizzate tra di voi. Condotta, eh? Condotta. Sì.
Paco, vieni! Oh, bravo, prendalo! Gli stanno facendo imparare ad usare la museruola. Questo perché, visto che diciamo per legge, quando sei nei luoghi pubblici eccetera, in teoria bisognerebbe avere il cane con la museruola, Paco non è minimamente abituato, non l'ha mai indossata, credo che è ancora un cucciolo però, e quindi niente, sta facendo i vari esercizi, vedi, quindi mette il boccone dentro la museruola così che il cane mette dentro il muso e inizia a prendere confidenza con la museruola. Adesso la lezione è finita, i cani sono belli cotti, hanno giocato, hanno fatto esercizio e adesso si esce. Fine. Allora, secondo me è utile. Sì. No. Bene. Bene, no, meglio dell'altra volta. Questa volta mi ha guardato di più negli occhi, mi ha seguito, perché l'altra volta era un fallimento. Proprio non mi guardava, non mi seguiva. Questa vabbè, volta... ma non è mai un fallimento. Fa sempre esperienza, no? Tutto fa lezione. Sì, però vabbè. Se permetti. Ma io non riesco ad assistere a tutte le lezioni che fanno perché il sabato praticamente insegno sempre, lavoro. Oggi che, come vi dicevo, la mattina non ho lavorato e il pomeriggio ho fatto solamente calisthenics, sono riuscito ad andare ad assistere alla lezione e quindi a portarvi anche questo filmato. Devo dire che secondo me è andata bene, alla fine siamo sì. Agli inizi, sì. Nel senso che Paco è ancora cucciolo, primo, secondo... Questa è la seconda lezione di socializzazione. Sì, perché ha fatto vabbè, la puppy class, quindi le prime, come vi spiegavo prima, e questa è la seconda lezione di socializzazione in mezzo anche a cani adulti. Quello che a me interessa è uno, far divertire il cane, farlo sfogare, farlo socializzare con altri cani e ovviamente poi cercare di, come dire, legare sempre di più e fortificare sempre di più il rapporto con noi, no? Quindi tra Paco e noi. Sì, sì, la famiglia. E quindi il branco, no? E quindi sì. Praticamente ci serve, abbiamo sicuramente intenzione di continuare con queste lezioni. Detto questo, spero che anche questo video vi sia piaciuto, anche se non abbiamo parlato di allenamento o di arti marziali, vi ho portato un contenuto diverso sul canale, spero possiate apprezzare. Vi lascio con una domanda, voi cosa ne pensate dell'addestramento dei cani? È importante oppure no? Molti dicono di sì, altri invece dicono che non è il caso di far diventare dei robottini il cane, io non sono d'accordo personalmente, però mi piacerebbe tanto sentire il vostro parere, quindi lasciatemi sotto nei commenti cosa ne pensate. Siete pro o contro l'addestramento dei cani? Ciao a tutti! Mari? Ciao! Ci vediamo al prossimo video!